Gli italiani hanno appena finito di smaltire dibattiti e polemiche sui 12 referendum votati domenica scorsa, che già si profilano all'orizzonte altri 18 quesiti proposti dal Club Pannella Riformatori. Sarà difficile, come nella precedente tornata, farli assimilare e di conseguenza votare? Per il momento siamo ancora agli inizi dell'iter, si stanno cioè raccogliendo le firme per la presentazione, poi seguirà la procedura consueta con il pronunciamento della Corte Costituzionale a giudicarne l'ammissibilità. Stamane intanto Marco Gentili del Club Pannella di Trieste ha cominciato con l'illustrare, e l'argomento non poteva essere più attuale, il sesto quesito riguardante la smilitarizzazione della Guardia di Finanza. Le fiamme gialle sono nell'occhio del ciclone anche in sede locale, la notizia di nuovi arresti tra i militari del corpo per mazzette intascate da alcuni imprenditori è solo di ieri. Secondo Marco Gentili del Club Pannella e del colonnello Cerceo, il fatto che la Guardia di Finanza sia ancora un corpo militare permette a lobby di potere, politiche e imprenditoriali di controllarla. La necessità di un controllo dalla base di alcune decisioni, tra cui quelle amministrative, che vengono prese al vertice, perché questo manca totalmente. Noi riteniamo che la presenza di un sindacato che possa costituire, contraltare, insomma, organo di controllo se non altro morale, possa essere molto molto importante. Ecco, su questi scandali di questi giorni cosa ne pensa? Di questi giorni è una cosa molto amara, anche perché io personalmente conoscevo, ero amico di tutti gli arrestati, tutti i militari arrestati. Beh, innanzitutto è da precisare che si tratta di episodi di infima rilevanza, questo senz'altro, perché se li paragoniamo agli episodi di Milano, alle centinaia di milioni, qui si tratta di cifre molto molto limitate. Ciò non toglie che si tratti di episodi molto gravi e che purtroppo sarebbe stato forse possibile anche prevenire, ecco. In che modo? Beh, guarda, io posso dire una cosa. Nell'ultimo periodo del mio servizio prestato sono stato capo ufficio amministrazione ed in quella veste io ho restituito indietro, ho espresso parere contrario a diversi preventivi che non mi convincevano, i quali sono stati riconfermati dall'allora comandante di regione, il colonnello Tripodi, oggi, come tutti sanno, agli arresti presso il carcere di Peschiera per la Tangentopoli milanese. Ecco, se si desse appunto più spazio nell'ambito dell'amministrazione anche alle opinioni dello staff e non solo a quelli dei vertici, forse, ecco, questo potrebbe essere un modo di quantomeno di fronteggiare questo argomento.